Allora, buonasera, buonasera di nuovo. Come vi avevo dato appuntamento a qualche minuto fa a questo spazio Certi Diritti. Riccardo Cristiano è qui con noi, lo conoscete benissimo. Certo. Ciao Riccardo, farò in qualche modo da stimolatore in questo spazio che di solito appunto è lui a condurre. E questa sera appunto parliamo ovviamente di un qualcosa che, visto che insomma siamo un pochino soffriamo, no, soffriamo, diciamo no, comunque abbiamo l'influsso insomma di questa atmosfera da primarie che ci sta in questo fine settimana, primarie del PD, e in qualche modo decliniamo questa atmosfera per parlare di leader, appunto, cioè di ciò che dicono i leader sui temi appunto LGBT e così via. Ormai questa sigla si è allungata in un modo, appunto ne Sì, parliamo con sicuramente. Riccardo, che ci farà ovviamente, presumo, una specie di panoramica un pochino sulle varie tematiche di questi leader che ricordiamo appunto sono i più importanti, sono ovviamente il segretario Bersani, poi abbiamo Matteo Renzi, Nichi Vendola e poi abbiamo la Puppato che non mi ricordo il nome e Laura. poi, ecco sì, Laura Puppato. E poi l'ultimo, che neanche quello mi ricordo il nome, mi aiuti tu, Bruno Riccardo. D'Abbacci. Ed ecco, Bruno D'Abbacci, io volevo fare dall'informazione, ma erano quelli che non mi ricordavo che Mamma. ho perso l'occasione per stare zitto. Allora, va bene, a te, Riccardo, la parola, e magari qualche volta poi mi inserisco così, faccio un po' qualche Ma non stimolo. qualche volta, il Piratevo. dialogo è a due. Poi, tra l'altro, sappiamo benissimo che tu sei più ferrato di me in ambito politico, perché frequenti ormai anche la Camera, quindi. Sì. È vero, è vero. Sappiamo che sei stata alla Camera, sappiamo che ormai hai frequentazioni altolocate. Noi purtroppo comuni mortali questo non li abbiamo. Vabbè, dai, bando alle ciance. Io inizio, diciamo, questa trasmissione con quello che dicevi appunto tu prima. Facciamo il punto della situazione su cosa si propongono questi leader dei vari partiti. Da destra, da sinistra e dal centro per i diritti delle persone LGBT. E io partirei dal più non diciamo il più nuovo, perché poi vabbè, Matteo Renzi nuovo non è. Diciamo che Matteo Renzi è un po' la novità del momento. Matteo Renzi a varie riprese ha fatto degli exploit sulla comunità LGBT e nello specifico sui matrimoni. Sul matrimonio egualitario, quello che l'Associazione Radicale Certi Diritti e altre associazioni tipo l'Arcigay e altre associazioni chiedono a piena voce alle istituzioni. Cosa dice in sintesi Matteo Renzi? Che non è favorevole al matrimonio omosessuale, in quanto diciamo, lui dice che non è equiparabile la tradizione che ha la bontà della tradizione che ha il matrimonio in sé, e quindi non è paragonabile a quello istituzionalizzato tra uomo e donna. Bensì, Matteo Renzi dice di estendere eventualmente. Le unioni, le partnership, un po' come si fa in altri paesi della comunità economica europea, equiparandoli, diciamo, non proprio ai matrimoni, perché sarebbe una sorta di matrimonio di serie A e matrimonio di serie B. Il matrimonio di serie A, come sappiamo bene, sarebbe quello, diciamo, legalmente riconosciuto a tutti gli effetti. Il matrimonio di serie B sarebbe questa registrazione delle coppie di fatto, possiamo chiamarla civil partnership. Comunque sarebbe, diciamo, un qualcosa di riduttivo. Abbiamo poi logicamente altri leader sempre sul versante diciamo politico, però io mi soffermerei su Renzi perché anche lì sulle ultime diciamo novità che ci sono state soprattutto il 16 novembre, quando sempre Renzi ha incontrato famiglie arcobaleno, sempre là sono state ribadite diciamo delle cose, una minima apertura c'è stata in questo senso, loro sono sempre, diciamo, contrari al matrimonio, all'estensione, diciamo, del matrimonio, però in quest'ultima, diciamo, in quest'ultimo incontro hanno aperto, diciamo, una piccola discussione sul tema dell'omogenitorialità e quindi delle adozioni che rimangono comunque chiuse, secondo loro, per le persone dello Riccardo, stesso voglio sesso. interrompere un attimo. Come? Ricordiamo, mi pare che queste famiglie arcobaleno le abbiamo avute in trasmissione noi.
Sì, come no, abbiamo avuto famiglia arcobaleno, certamente, sì, abbiamo avuto famiglia, ma abbiamo avuto anche... Volevo farti dire, questo gruppo rappresenta chi e se mi ripeti perché appunto sono contrari al matrimonio omosessuale? Cioè, allora, la cosa sta così. Fondamentalmente quello che propone Renzi, no, come dicevo, non è il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma le civil partnership. Però, sì, allo stesso tempo, sono stati incontrati da Matteo Renzi una delegazione di famiglie arcobaleno. Nello specifico, pare che si possa aprire, questo almeno dicevano diciamo per sommi capi, una discussione nel paese sull'estensione del matrimonio e anche sulle adozioni, ma sarebbe comunque, diciamo, in sé una formula che è vuota, perché non si parla di adozioni vere e proprie, si parlerebbe di riconoscere dei diritti ai bambini nati da coppie omosessuali, da persone dello stesso sesso, quindi non si parla di adozioni vere e proprie. Poi comunque c'è sempre il tema dell'omofobia e della transfobia, che anche qui sulla presa di posizione di una legge non c'è stata, anzi al contrario, di recente è stata affossata la legge, di recente parliamo del 7 di novembre, quindi è una cosa ultimissima. Infatti abbiamo le dichiarazioni di Paola Concia che purtroppo dice che è stato bocciato nuovamente il testo base per quanto riguarda la legge contro l'omofobia, e qui l'asse è sempre PDL, UDC e Lega, anche se però dobbiamo dire la verità, non c'è mai stato uno schieramento totale per quanto riguarda il PD o comunque altri esponenti come in questo caso Renzi. Un altro fattore importante è da dire quando c'è un, diciamo, dibattito politico, come c'è stato ad esempio su Sky, tra i vari leader, come dicevo prima, Pierluigi Bersani, Renzi, lo stesso Bruno Tabacci, che comunque è inconsistente almeno dal punto di vista dei diritti che lui propone. Ma passiamo a Pierluigi Bersani, che sarebbe il non possiamo dire l'alleato, però comunque la persona che pare che vada a braccetto, almeno per quanto riguarda le idee e le ideologie, per quanto riguarda i diritti delle persone omosessuali. Sempre Bersani parla, anche lui è chiuso nei confronti del matrimonio tra le persone dello stesso sesso. Diverso è per quanto riguarda il discorso della genitorialità. Lui dice che è contrario all'adozione, un po' come la Bindi e company, però dice che appunto queste situazioni devono essere normate, ma non specifica come debbano essere normate queste situazioni qua. Si ispira un po' di più rispetto a Renzi al modello tedesco, quindi ripeto, una sorta di civil partnership, non di matrimonio, dove alcuni diritti vengono concessi, altri non vengono concessi, anche se poi nell'arco del tempo, visto che comunque la Germania ci ha preceduto, alcune fasi, diciamo, del diritto si sono adeguate a quelle che poi sono stati i bisogni dell'Europa e delle persone. Abbiamo poi Bruno Tabacci, che diciamolo un po' per tutti non è altro che un esponente dell'UDC, diciamo la mano più tesa dell'UDC in questo caso. Lui addirittura ha paragonato in alcune di sue dichiarazioni l'orientamento sessuale alle peggiori perversioni, come per esempio la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia, eccetera. Però questo in passato, adesso che comunque è periodo di elezioni, di primarie, lui dice che non è scontata la sua contrarietà al matrimonio omosessuale, ma ci può essere una certa apertura per il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, però non paragonandola al matrimonio tra uomo e donna, perché quella è tutta un'altra storia. Dice che infatti la sua dichiarazione essenziale qual è? Sono pienamente d'accordo sull'argomento dei diritti civili dei cittadini omosessuali, mantenendo l'impianto costituzionale del matrimonio tra uomo e donna quale unica unione a cui legare la possibilità dell'adozione dei minori. Quindi comunque l'adozione dei minori è esclusa. Poi abbiamo Laura Puppato, e Laura Puppato è come sappiamo un esponente un po' più morbida, almeno da questo punto di vista, per quanto riguarda il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Lei parla anche di matrimoni,
e anche di omogenitorialità. Quindi addirittura è molto più vicina era Puppato a Nichi Vendola che non agli altri candidati che sono apertamente di sinistra, e quindi si è sempre pensato che persone di sinistra possono essere più aperte e più vicine ai bisogni di tutta la collettività e un po' più vicini magari a, ad aspetti costituzionali. E poi abbiamo, io lo lascio per ultimo semplicemente perché comunque racchiude un po' il pensiero globale della, della comunità LGBT, malgrado anche nella comunità LGBT ci siano degli schieramenti, esistono anche gay di destra. Io voglio ricordare che esiste addirittura l'associazione Gay Lib, il movimento Gay Lib, che è di, sono gay appunto di destra. Vendola è comunque un leader completo, nel senso che chiede il matrimonio, non si vergogna, diciamo, di mostrarsi in pubblico col proprio compagno, chiede l'adozione, chiede praticamente l'estensione del matrimonio egualitario a, a tutte le persone. Si rifà come, come ha detto anche in un intervento nella Sette al manifesto di Ventotene, sotto tanti punti di vista, come un po' richiama anche Marco Pannella, e lui più di altre persone pensa che il tema fondamentale in questo momento in questo paese, oltre al riconoscimento logicamente delle unioni tra persone dello stesso sesso, che è, ma parliamo anche di lotta all'omofobia, perché e qui chiudo, diciamo, il discorso delle primarie per riallacciarmi all'ultimo evento che purtroppo si è svolto martedì scorso a Roma, dove un quindicenne si è tolto la vita perché appunto veniva fatto oggetto di scherno da parte dei suoi compagni di classe. Adesso io non voglio parlare di legge che diciamo blocchi questi fenomeni di omofobia, perché questo non è un fenomeno di omofobia il fatto che questo ragazzino, questo quindicenne, si sia tolto la vita, però è anche vero che le istituzioni potrebbero fare molto. Infatti ci sono corsi della CIGAI, della GEDO, di Famiglia Arcobaleno, che si rivolgono proprio agli insegnanti, si rivolgono ai genitori, dove spiegano anche a scuola come un bambino, come un ragazzo, come un adolescente possa essere vittima di bullismo omofobico, proprio perché è in una fase della sua crescita dove deve ancora scoprire se stesso, e se magari è ossessionato da quello che è un po' la morale comune, ovvero che l'eterosessualità è l'unica scelta di vita, un po' perché anche gli stessi media vogliono farci credere questo, allora si arriva a gesti estremi come quello che purtroppo abbiamo visto nei telegiornali. E poi io una cosa ti volevo dire, Gianni, mi ha fatto piacere sentire la vicinanza del Presidente della Repubblica per quanto riguarda appunto questo evento che ha turbato non soltanto credo la comunità LGBT ma tutte le famiglie, perché poi comunque dietro la sofferenza di un ragazzo c'è anche la sofferenza di una madre. La sofferenza di una madre che si vede strappare la madre ha paragonato questa una crocifissione vera e propria, perché questo ragazzetto, questo quindicenne, era vessato da alcuni dei suoi compagni di classe, altri magari lo stanno difendendo adesso che purtroppo è venuto a mancare, lo vedevano come una persona sensibile. Infatti lo si dice sempre che i gay sono sensibili, ma essere sensibile non significa essere stupido, non significa essere immune da queste situazioni. Quindi io credo che ringrazio, io penso il Presidente della Repubblica per le dichiarazioni, però ci vuole un impegno fondamentale per fare in modo che le istituzioni cerchino di vigilare, perché qui si tratta di una vigilanza continua su un fenomeno che purtroppo è crescente, che è l'omofobia.
parliamoci chiaro, Gianni, esiste l'omofobia, ma esiste anche il problema della violenza sulle donne. Noi domenica prossima avremo la giornata che ricorda appunto la violenza sulle donne. Partiamo sempre dallo stesso presupposto, da un'estremizzazione della figura dell'uomo, che comunque è più forte e che comunque si sente in diritto e in dovere di avere un espediente che rende l'altro essere più debole. Parliamo dell'omosessuale, parliamo della donna, parliamo dei bambini. Comunque c'è una sorta di predominanza di un pensiero maschile, alle volte maschilista, che comunque rovina quello che invece c'è di buono in determinate situazioni. Io mi taccio, perché se hai tu qualcosa da dire, con te un dibattito. Sì, effettivamente la considerazione amara è che c'è una recrudescenza in qualche modo di atti di violenza in modo abbastanza esponenziale, un po' forse anche perché se ne denunciano di più, ma io penso che sia anche un effetto diretto del clima di precarietà generale che si vive, e quindi purtroppo dove c'è violenza, chi più debole fisicamente, chiaramente parlo di violenza fisica, chi è più debole fisicamente ci rimette. L'isolato, la persona isolata in una classe che è in minoranza per qualsiasi tipo di cosa, può essere l'handicappato, può essere il gay, può essere purtroppo spesso la donna. Poi appunto c'è appunto questa attenzione, per fortuna, su questo fenomeno del femminicidio, che io penso che sia una cosa, ecco, in questo senso, su questa cosa penso che sia un effetto un po' dell'informazione, che su questo è più pressante e può portare questa maggiore informazione, questa anche giusta sovraesposizione su certe cose, a una sensibilizzazione da parte della gente. Perché io penso che certo tipo di violenza, quella sulle donne, è una cosa che noi ci portiamo appresso da un punto di vista sociale, antropologico, da sempre, e purtroppo in gran parte non è mai stata, non viene denunciata, molto spesso non viene denunciata. E parlo delle violenze familiari, degli stupri e di tutte queste purtroppo cose tristissime, in cui l'informazione può fare, diciamo, la differenza, cioè stigmatizzare ed esporre veramente a quanto sono miserevoli questo tipo di comportamenti, finché si mette in minoranza, ecco, fino ad arrivare, spero, a mettere in minoranza il comportamento, chi appunto esercita un comportamento violento. Fermo restando purtroppo il fatto che, essendo la violenza un comportamento umano, deleterio, ma un comportamento umano, non penso che sia possibile abrogarla con un dispositivo di legge, facendo leggi, Gianni, speciali ad hoc. Purtroppo. Sì, però Gianni, non parlo di una legge in sé. Una volta abbiamo avuto addirittura con te anche una chiacchierata sul fatto che tu dicevi la legge contro l'omofobia, allora parlavi anche delle persone in sovrappeso, sì. Cioè dicevi, allora se andiamo, però io adesso, a parte la legge contro l'omofobia, che comunque credo sia valida, io parlo anche di fare una sorta di educazione culturale, un'educazione non alla tolleranza, che è la parola abusata dai più, ma un'educazione alla normalità. Cioè la normalità è quello che tu vivi ogni giorno. Cioè, se parliamo che è normale solo ed esclusivamente un aspetto della vita, allora noi ci fossilizziamo, come abbiamo fatto in passato, tra il bene e il male, e quando invece in realtà ci sono una vasta gamma di colori e di sfumature che hanno a che vedere con la vita di tutti i giorni. Ecco perché mi meraviglio che un governo, e qui parliamo di qualunque tipo di governo, non voglia adottare non tanto delle leggi, quanto delle situazioni scolastiche, lavorative, dove la donna, la persona omosessuale, i bambini stessi, ma comunque in generale i disabili, le persone che non dico debbono essere tutelate più di tutti, ma creare un senso civico e sociale dove
chiunque si possa sentire compreso. Adesso prendiamo anche l'ambiente lavorativo. Nell'ambiente lavorativo, io parlo di dove lavoro io, non esiste ad esempio una figura di sostegno che possa supportare alle volte, non lo so, una persona che ha bisogno di un sostegno, di un supporto psicologico, di qualcosa. Ecco, a scuola probabilmente, lo so che la scuola versa in condizioni critiche, però sarebbe necessario alle volte mettere qualche figura che faccia educazione, ma non l'educazione, ad esempio l'ora di religioni è utile fino a un certo punto, ma pensiamo di mettere un'ora di psicologia obbligatoria o comunque un'ora di educazione civica, ma educazione civica in senso esteso, cioè dove vengano veramente spiegati i valori fondanti della nostra carta costituzionale di uguaglianza, di libertà, che veramente spiega ai nostri giovani, perché dicono sempre che i giovani sono il futuro, ma in realtà vengono parcheggiati nelle scuole. Ecco perché secondo me l'omofobia sì è un tema fondamentale. La ragione per cui molte di queste situazioni accadono è perché probabilmente c'è un'ignoranza che è alla base, magari nelle famiglie, però le famiglie sono spinte a volte anche da situazioni che vedono genitori mandare i figli a scuola. Allora se la scuola è lo Stato e siamo noi, diciamo, che alla fine diamo la possibilità a questi giovani di crescere, in che mondo vogliamo farli crescere? Questa è la domanda. In che modo vogliamo farli crescere? Teniamo presente che nella scuola, io insomma sono padre, e i ragazzi vivono quelle 5-6 ore al giorno, e che l'ambiente, bene o male che sia, dove i ragazzi si formano sono le famiglie, ed è la cosa più formativa, è la cosa che più, diciamo, dà un imprinting, ipoteca in qualche modo il futuro delle nuove cosiddette nuove generazioni. E quindi ecco perché parlavo di costumi sociali retrivi, sono delle cose purtroppo che ci portiamo appresso. Io spesso dico che siamo a poche centinaia di chilometri a nord delle culture talebane, poche centinaia di chilometri a nord di dove ancora in qualche modo sono praticate per esempio le mutilazioni genitali femminili, e questa anche vicinanza di latitudine è una vicinanza culturale, una vicinanza di commistione culturale, di influssi che arrivano anche nelle loro forme più retrive e meno rispettose dei diritti umani, perché poi si tratta appunto di violazione dei diritti umani. Questa è la cosa fondamentale, per cui giustamente tu parli non chiedendo la tolleranza, ma chiedendo il rispetto, perché non c'è tolleranza che tenga rispetto si tollera qualcosa che è in qualche modo negativo, che dice vabbè io lo sopporto. No, qui si tratta di rispetto, perché i diritti umani sono qualcosa appunto il cui non rispetto non va tollerato, bisogna soltanto esigere, ed è un pochino quello che noi in qualche modo cerchiamo di fare anche con la battaglia per esempio nelle carceri. Penso che anche lì non se la passino bene le persone appunto omosessuali, trans. Giustamente nel lavoro, ecco, che è un altro luogo dove l'individuo, purtroppo in Italia sempre meno individui perché lo stiamo perdendo tutti il lavoro, ma comunque passa parecchio tempo, anche lì la discriminazione è forte, ci sono molto spesso, si instaurano vincoli di dipendenza, di potere, dipendenza anche da un punto di vista proprio professionale, perché ci sta che è dipendente come è il lavoratore dipendente, e quindi difficoltà ad avere la giusta libertà di denunciare certi comportamenti che sono assolutamente retrivi e appunto che non vanno assolutamente tollerati, perché ci sono dei rapporti di potere, ci sono dei rapporti di potere anche nelle carceri, e abbiamo avuto adesso, vedremo poi come va a finire, un esempio, mi sembra che appunto era il cappellano del carcere di Milano, San Vittore, che è accusato, io spero che non sia così, ma non tanto per lui quanto per le ipotetiche vittime, che sia tutta una montatura, non so, vedremo come va, accusato di violenze sessuali nei confronti di persone appunto che erano appunto da lui in qualche modo avvicinate all'interno del suo lavoro di cappellano del carcere. Questi sono dei vincoli appunto, purtroppo questo è uno come altri, come può essere appunto un capo da un punto di vista, un datore di lavoro e così via,
che sono da leva rispetto, fanno da leva purtroppo alla difficoltà di denunciare da parte delle vittime di questa, e spesso anche le donne nelle famiglie. Le famiglie purtroppo si rivelano sempre più dei luoghi infernali, le famose famiglie, quelle ordinarie dove ci stanno i genitori sposati e così via. Ma comunque, per tornare un po' all'argomento principale, io volevo semplicemente fare appunto delle precisazioni. Ad esempio, tu dici di famiglie normali, mi hai dato il là per dirti che le famiglie normali non esistono. Cioè, no, infatti... penso sempre dei colleghi, delle persone con cui parlo, no? E mi dicono spesso, parlando, sì, due persone dello stesso sesso, due donne, due uomini, non potrebbero essere genitori perché non è naturale, e allo stesso tempo come fanno a crescere due figli? Poi si sa, questo dicono, da due persone omosessuali nascono figli omosessuali. Sì, è una dei principali argomenti il fatto che non è naturale. Io vorrei ricordare, un'obiezione a questo è: non è naturale la solidarietà, non è naturale l'aiuto della persona più debole, non è naturale per esempio aiutare un handicappato, non è naturale neanche curarsi dalle malattie in natura si muore, insomma, quindi voglio dire, non è naturale, è una cosa, un'opposizione. La mia risposta è a queste persone, io rispondo sempre, dico, vabbè, perché secondo voi le persone gay da chi nascono se non dagli etero, e non crescono in famiglie eterosessuali normali, per così dire? Quindi alla fine sono delle paure, ma non sono nemmeno delle paure, sono un po' delle piccole ignoranze, non so come definirle. Alle volte le persone sono spaventate da quello che non conoscono e preferiscono non conoscere piuttosto che mescolarsi poi con quello che alla fine non li spaventa. Cioè, ripeto, malgrado più passo il tempo, più vado avanti e più mi rendo conto che alla fine i messaggi che vengono mandati anche alle volte dalle istituzioni stesse, da alcuni partiti politici, dalla Chiesa, da alcune televisioni, sono messaggi fuorvianti, perché danno un messaggio di famiglia che non esiste, perché ormai la famiglia è quella che descrivevano un tempo, quella del Mulino Bianco, cosa che ripete sempre Sergio Lovasio, non esiste più. Al massimo può esistere una famiglia dove ci stanno appunto due genitori che cercano di crescere al meglio il proprio figlio, i propri figli. Ci sono le famiglie formate da due genitori, due donne, due uomini, le famiglie allargate di genitori separati, dove praticamente, se sono buoni rapporti, diventano delle altre piccole comunità nelle comunità. Sì, no, esatto, la cosa fondamentale che io vorrei dire prima di concludere, anche perché il tempo qui a Liberi TV è tanto, ma è tiranno allo stesso tempo, perché giustamente ci sono altri spazi. Io quello che voglio dire è questo: mi piacerebbe che qualcuno di questi partiti politici, qualcuno di questi leader politici, prenda posizione in che senso? Che decida di fare un passo, non nei confronti di una legge contro l'omofobia, che magari a me piacerebbe fosse approvata, però almeno un passo nei confronti delle famiglie. Sostenere veramente le famiglie come? Sostenendo i figli, sostenendo le madri, sostenendo i padri, anche i padri separati, sostenendo veramente nei fatti. E come si possono sostenere queste persone? Dandogli loro un supporto. A scuola, ad esempio, sarebbe necessario, secondo me, un supporto psicologico per i genitori e anche per i figli, perché alle volte i figli stessi e i genitori stessi non sanno realmente come comportarsi in un determinato contesto che può essere quello scolastico. Ecco perché io mi auguro che tutte le persone LGBT, cioè noi diciamo, quando andranno a votare a queste primarie o alle elezioni politiche che ci saranno nel 2013, ci andranno con cognizione di causa, pensando che il piccolo voto che loro esprimono in quel momento non è altro che l'espressione di quello che vorrebbero vedere realizzato in concreto. Cioè, non ha senso lamentarsi quando poi in concreto non si riesce a fare quel minimo sindacale che ci chiede comunque la Costituzione. Quindi Gianni, io ti ringrazio di avermi dato la possibilità di colloquiare con te, anche perché abbiamo fatto altre chiacchierate pure in passato al di fuori delle telecamere, e sono state chiacchierate interessantissime. Mi auguro che ce ne saranno altre, perché
Riccardo, in chiusura, prima che dobbiamo chiudere, l'endorsement per queste primarie, per chi lo fai? Ormai è scontato, però scopriamoci. Ma allora, vabbè, premetto che comunque non vado a votare le primarie, quindi non ho fatto assolutamente. Però se dovessi andare a votare, non ti nascondo che sicuramente voterei Nicky Vendola, perché Nicky Vendola secondo me è un leader veramente con gli attributi, a differenza di altri, dice quello che pensa e fa quello che pensa. Okay. Poi su questo tema, insomma, si è scoperto subito, ha detto lui si vuole sposare, quindi insomma, mettendo subito avanti come importante e fondativo in questa sua partecipazione alle primarie questo tema del matrimonio omosessuale, insomma. Sì, è vero. Il 25 grazie, sapremo. D'accordo, Riccardo. Grazie a te, Riccardo, e a questo punto passiamo la linea alla regia per la prossima trasmissione. Prossima trasmissione, che vado a vedere di che si tratta, è appunto Voci Transnazionali, con la conversazione con Gerard Haddad a cura di Giancarlo Calciolari. Grazie ancora, restate. Grazie a tutti, grazie a te Gianni. Ciao, di niente.